si ricorda quando è esordito, quando è tutto si ricorda. No, la settimana dopo contro il Brescia, sia perché è arrivata una serata diversa. Reggio Calabria abbiamo perso 1-0, sono entrato 10 minuti alla fine, ma Sì. la squadra non stava girando bene, avevamo forse un uomo in meno e Quindi è stata un non è po'. stato un grande esordio, diciamo. È stato per me comunque una grande emozione perché è la prima partita fra i professionisti in Serie B, però l'emozione vera è stata contro il Brescia, sia perché ho contribuito, diciamo, anche al gol del 3-2, Certo. sia perché comunque è arrivata una vittoria in casa ed è stato per Importante me, perché sì, era una sconfitta la settimana 4-2 prima. avevamo fatto e è stato per me una bella emozione. Perfetto. Giovanni da Novara dice: quasi da un giorno all'altro sei stato catapultato dal vivaio alla prima squadra. Cosa succede? Uno che ha fatto tutte le trafile del Novara, cosa provo quando finalmente ti dicono: vedo, domani giochi? Sì, è particolare perché comunque quando sei ragazzino vedere i grandi che comunque si allenano, magari vai a fare il raccattapalle, vedi che giocano appunto nello stadio della tua città con tanti tifosi, cioè è sempre bello pensare anche chissà se un giorno riesco ad arrivare anch'io a fare quello che fanno loro. Poi nel momento in cui sei lì vicino, che stai facendo la primavera, c'è la possibilità di farlo, hai ancora più stimoli a lavorare bene, perché sai che comunque sei arrivato quasi a coronare quello che è il tuo sogno. Il momento in cui appunto mi è arrivata la convocazione per il ritiro con Tesser è stato ancora più bello perché sapevo che avrei potuto dimostrare le mie qualità direttamente con i Certo. ragazzi che facevano già parte della prima squadra e davanti al mister che appunto credeva in me e voleva valutarmi, quindi è stato. Cioè tu avevi già sentore di essere lì lì per passare, No, eravamo in quattro della primavera che siamo stati convocati nel ritiro con la prima squadra. Ovviamente è un misto tra incertezza e anche grande entusiasmo perché appunto provare magari io mi sono allenato tutti i giorni quell'estate Sì, certo. perché volevo arrivare al massimo della condizione Non potevi anche se il permetterti. ritiro teoricamente Sì, serve appunto tu sei già arrivato là arrivare tirato. infatti Hai caricato prima. sì, infatti c'erano gli altri che un po' mi maledivano perché nelle corse Sì, perché dovevo arrivare al tuo pari. e però appunto c'era la possibilità e quindi mi sono giocato al massimo le mie carte. Senti, ma poi cosa capita nel momento in cui fai parte del vivaio? Sei nel gruppo, a un certo punto sei sempre in panca e ti dicono: adesso giochi, quando ti danno la maglia, quando te No, lo per me dicono. è stato particolare perché per 9 partite consecutive Tesser mi ha fatto scaldare, mi chiamava per entrare, mi faceva rimettere la casacchina e mi faceva tornare a scaldare. È Quindi per quello che ti ho chiesto è arrivata una liberazione, certo, quando mi ha fatto entrare. Ma questa cosa. anche prima la partita con la regina, mi ha chiamato il giorno prima, mi ha detto: guarda che domani giochi titolare. E ho detto: bene. E il giorno dopo, poi fa la formazione, mi ha messo in panchina. Pensato solo. Chissà, no, perché volevo un centrocampo, perché c'era stato Simone Pesce che aveva avuto un problema nella notte, ho detto volevo un centrocampo più fisico con Baruso, vabbè. E quindi anche lì ho detto: ah, quando gioco? E poi alla fine, quando mi ha Andata col fatto Brescia, giocare, dai. sì, e poi da lì comunque le 3 partite successive che c'è stato Tesser ho giocato tutte e tre, e poi, anzi forse dopo il Brescia mi hanno mandato in tribuna, non so, lui aveva dei metodi. Un po' particolare. No, vabbè, quei giorni va molto coi piedi di Piombo. piombo e forse anche un Beh, forse pregio. non vuole bruciare. Infatti, anche un pregio. E niente, poi quando si vive quotidianamente il campo a livello di prima squadra è tutta un'altra cosa rispetto Beh, a settore certo. giovanile.